Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi rimedi e consigli di bellezza da attuare durante la notte. Durante la notte la pelle del viso e del corpo si rigenera e quindi il mattino successivo è naturalmente più bella e più luminosa. Però per favorire questo processo ed ottenere risultati più visibili e che durano più a lungo, possiamo adottare alcune strategie, alcuni piccoli rituali che possono aiutarci appunto a migliorare ancora di più l'aspetto della nostra pelle e a renderla e a mantenere questi effetti a lungo nel tempo. Labbra idratate. Per svegliarsi al mattino con delle labbra ancora più morbide, vi consiglio di fare un leggero scrub alla sera prima di andare a dormire o uno scrub di olio e zucchero, oppure utilizzate lo spazzolino. Quindi con uno spazzolino asciutto andate a massaggiare leggermente le labbra appunto con le setole dello spazzolino in modo da fare un piccolo scrub alle labbra e sempre prima di andare a letto utilizzate o del miele da appunto applicare sulle labbra e tenerlo in posa tutta la notte, oppure un balsamo labbra molto nutriente, per esempio a base di cera, oppure del burro di karité. Io col burro di karité, per esempio, mi trovo molto 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 bene. Cura dei capelli. Per migliorare la salute dei vostri capelli vi consiglio un massaggio al cuoio capelluto, un massaggio da realizzare con un pochino di olio di cocco, alla quale potete aggiungere anche degli oli essenziali per favorire anche la ricrescita. Una ricetta veloce potrebbe essere un cucchiaio di olio di cocco con 3-4 gocce di olio essenziale, di menta e di lavanda. Applicate questa soluzione con la punta delle dita su tutto il cuoio capelluto e realizzate questo massaggio con le dita con movimenti circolari fino a quando vi sembra che tutti gli oli essenziali siano stati assorbiti. Ovviamente il mattino dopo è consigliato lavare i capelli. Per ciglia e sopracciglia folte, l'olio di ricino è uno dei migliori rimedi naturali per idratare e infoltire le ciglia ed è anche molto facile da usare o da applicare perché basta versarlo su un vecchio mascara, un vecchio contenitore pulito del mascara o un vecchio contenitore del lucidalabbra, sempre pulito, e con il pennellino andarlo ad applicare sia sulle ciglia che sulle sopracciglia ogni sera prima di andare a dormire. Quest'olio agisce durante la notte e aiuta a far ricrescere e a rinforzare appunto ciglia e sopracciglia. Piedi morbidi, io vi consiglio di realizzare un piccolo rituale di bellezza che alla fine è anche rilassante. Se volete potete cominciare da un pediluvio con un po' di sale e alcuni oli essenziali, ma questo non è necessario. Più importante sono uno scrub che potete realizzare con dello zucchero e dell'olio d'oliva e dopo aver lavato via lo scrub applicate un cucchiaio di olio di oliva sul piede e continuate a massaggiare finché vi sembra che l'olio sia stato completamente assorbito dalla pelle. Per avere un effetto ancora migliore vi consiglio di coprire con delle calze appunto i piedi e andare a letto. Il mattino successivo i piedi secchi e screpolati avranno subito un aspetto migliore e risulteranno subito più morbidi. Unghie e cuticole. Spalmate una piccola quantità di olio di cocco o di burro di karité prima di andare a letto. Anche qui il mattino seguente le mani saranno subito più morbide, più idratate e questo rimedio aiuta anche a rinforzare le unghie e le cuticole. E anche qui potete abbondare con la crema, insomma, o il burro di karité o l'olio di cocco, insomma, quello che decidete di utilizzare. E anche qui potete coprire le mani con dei guanti di cotone in modo che il mattino successivo appunto possiate avere dei risultati ancora migliori. Per idratare la pelle ci sono moltissimi oli vegetali ottimi per preparare maschere sia per la pelle che anche per i capelli e si possono anche utilizzare così al posto delle creme appunto sempre in base al vostro tipo di pelle. Quello che vi posso consigliare è di utilizzare la vitamina E. Se aggiungete qualche goccia di vitamina E alle vostre maschere o alla vostra crema notte, o se volete potete applicarlo anche direttamente così sul viso, aiuta a rigenerare, nutrire ed idratare la pelle. La vitamina E è uno degli antiossidanti naturali migliori che possiate trovare per la cura della pelle.
Un olio con cui mi trovo io molto bene per realizzare appunto questa maschera da applicare per tutta la notte è l'olio di germe di grano oppure l'olio di rosa, ma anche la vitamina E, appunto, come vi dicevo prima, spalmata sul viso, sulla pelle del viso, o prima della crema, o anche soltanto così da solo, oppure anche prima della crema, e appunto mantenuto per tutta la notte. Per occhi gonfi e occhiaie, massaggiate una piccola quantità di olio di mandorle intorno al contorno occhi per aiutare a trattare le occhiaie e anche le piccole rughette del contorno occhi. Per mani morbide, dopo aver sfogliato le mani con uno scrub leggero, per esempio a base di olio d'oliva e zucchero e qualche goccia di limone, massaggiatele con un po' di burro di karité. Prima di andare a letto, infilate dei guanti di cotone e al risveglio le vostre mani saranno subito più morbide, levigate e sembreranno anche più giovani. Per trattare invece acne e brufoli e combattere anche la pelle grassa, prima di andare a letto applicate un po' di gel d'aloe mischiato a delle gocce di olio essenziale di olio di tea tree e di lavanda, perché sono oli con proprietà disinfettanti, antibatteriche. L'olio di tea tree uccide anche i microbi e puliscono a fondo la cute. L'olio di lavanda lenisce il rossore e calma l'irritazione. Come antirughe invece usate le federe di seta. La seta aiuta a prevenire le rughe e la rottura dei capelli, proprio perché è una fibra molto delicata. La seta infatti riduce l'attrito e non fa le grinze, per cui risulta più delicata sia sulla pelle che sui capelli. Come ultima cosa, e questo ormai ve lo dico in ogni video, per migliorare la salute di pelle e capelli ci sono tre regole fondamentali, che sono quelle di bere molta acqua, mangiare cibo sano e fare movimento. Uno stile di vita sano sapete già che ha l'80% vi mantiene più giovani e belle, quindi se fate questo già siete sulla buona strada. E niente, con questo è tutto. Se vi sono serviti questi consigli, lasciate un mi piace al video. Se ne avete altri, lasciateli scritti sotto in un commento. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!